che gentilmente ci sono prestati oltretutto a partecipare alla cosa, è il fatto di, chiamiamolo in parole molto grezze, incentivare le persone a lavorare con il cane. Chiaramente si inizia dalla piscina, avete visto stamattina con un piccolo dog trekking, lo vedrete domani mattina con l'utilizzo del dog scooter, oltretutto si fermeranno anche i redattori in modo tale che domani ci sarà un supporto anche a livello di quello che può essere lo sled dog, di vedere una slitta eccetera eccetera, la pratica su neve, quindi sarà approfondita un attimino di più quella che è l'attività con attrezzature. Una cosa che per me è importante è la familiarità, non avere riguardo nessuno con nessuno, io poi mi tolgo e lascio la parola a loro. Il tutto è basato su Maurizio Guiducci, allevamento piccolo lungo, quello, è facilissimo il nome del suo allevamento, soprattutto da scrivere, che anche lui ha esperienze oltre che da allevatore, anche come praticante di sled dog a livello escursionistico e quant'altro già da qualche anno, attività su terra eccetera eccetera. Giordano Tarara, allevamento Torquemada, che parteciperà alla Quest 300, 500 km in Alaska il prossimo febbraio, e quindi anche lui già con esperienze di lunga distanza eccetera eccetera, con dei cani di pura razza, vi descriverà il perché, il suo percorso per arrivare a questo. Dottor veterinario Sergio Maffi, che se lo devo presentare mi ci va mezz'ora di curriculum, quindi sarò breve. Si presenta dopo da solo, e che comunque partecipa come veterinario anche a gare internazionali e quant'altro in tutta Europa e anche in Alaska. Vedrete delle immagini, le immagini saranno chiaramente corredate da spiegazioni tecniche, però anche insomma comprensibili un pochettino a tutti quanti, quello che io ho chiesto anche ai relatori nel momento in cui ci siamo sentiti. Come ho detto stamattina quando ho fatto l'intro al dog trekking, chiedete, io credo loro siano d'accordo nel nel farsi ascoltare, però anche relazionare, se avete dei dubbi, se avete delle situazioni eccetera eccetera, qualsiasi curiosità, insomma penso che sono assolutamente a vostra disposizione. Io adesso mi tolgo da qua, mi metto di là e facciamo iniziare il primo momento. Cercherò di raccontarvi all'inizio soprattutto questo cane, la presentazione l'ha fatta lei, direi un attimo di presentare loro. Perché un determinato tipo di cane dà un determinato tipo di popolo. Allora, qui vediamo un lupo appenninico, non sono un biologo, ciò che leggete, mettetelo tra virgolette, nel senso è frutto di una serie di interviste e lunghe chiacchierate con in particolare due biologi che sono considerati tra le maggiori autorità in campo di lupo italiani e mondiali, sono il professor Luigi Cotani e Ciucci, Paolo Ciucci. Ricerche recenti hanno verificato che il lupo è l'unico progenitore del cane, a differenza di ciò che si era detto prima già da Darwin e anche da
Lorenz, nel libro che forse molti conoscono, l'uomo incontro il cane, dove veniva data una origine poi specifica per cui alcune razze venivano fatte discendere dal lupo, altre dallo sciacallo, altre da altri animali, sempre chiaramente cani, razze similari. Studi recenti dicono che il cane discende assolutamente esclusivamente dal lupo. Se ci sono state introduzioni di sangue diverso, sono assolutamente trascurabili. Semmai c'è stata reintroduzione di lupo più volte. Lo stesso Lorenz, in questo peraltro, fece un passo indietro e accettò questo discorso. Qui vediamo un breve filmato di lupi appenninici. La domesticazione del lupo è partita, secondo la teoria classica e maggiormente accettata tuttora, intorno ai 13-15 mila anni fa, con nucleo di domesticazione principale nel bacino del Mediterraneo, però ci sono stati anche altri nuclei di domesticazione chiaramente in giro del mondo. Qui vediamo un lupo appenninico, chiaramente il Siberian Husky ha a che fare con il lupo artico. La domesticazione è partita dal fatto che sia lupo che uomo condividevano lo stesso areale, lo stesso territorio, erano entrambi animali di branco, entrambi cacciavano. Questo incontro fra due animali tutto sommato molto simili per comportamento ecologico e etologico e per condividere lo stesso territorio e soprattutto per essere due animali che utilizzano il gioco come regolatore nel branco, quindi due grandi giocatori, ha fatto sì che si iniziasse questa simbiosi tra lupo e uomo per arrivare al cane. Questa è una cosa interessante da dire perché studi recenti hanno, al di là di quello che si pensava inizialmente, quello che è stato anche detto a livello popolare, in realtà il lupo gli animali nordici, i cani nordici, sono distanti dal lupo tanto quanto le altre razze canine. Quindi le convergenze che noi vediamo col selvatico sono anch'esse dovute comunque alla domesticazione, cioè alle esigenze che l'uomo aveva verso questi animali che domesticava per avere praticamente un animale con determinate caratteristiche, mantenendo evidentemente dei caratteri del selvatico che finivano per essere utili, addirittura potenziandolo in alcuni casi, trascurandolo, quindi lasciandolo più come erano. Però la distanza da un punto di vista genetico è praticamente sovrapponibile. Abbiamo detto infatti che è stato l'incontro di due giocatori quello che ha dato l'input alla domesticazione, due giocatori sullo stesso territorio. Ciò che avviene nel momento della domesticazione è che l'uomo spinge in maniera assolutamente primordiale, quindi in base alle sue esigenze, accoppiando gli animali, nel momento in cui questi animali verranno introdotti all'interno del branco umano attraverso probabilmente o un accidente o un cucciolo portato più volte nel campo, magari per gioco di una cucciola, magari ancora è stata uccisa la madre, si accorgono gli uomini probabilmente che questi animali possono svolgere dei lavori utili, per gioco, ma diventano lavori utili, tipo per esempio avvertire se qualcuno si avvicina al campo di estranei, tipo nella caccia spingere gli animali verso i cacciatori, quindi cooperare nella caccia. Quindi l'uomo agisce sui caratteri del selvatico abbassandone alcuni, diminuendone alcuni, potenziandone altri. La prima cosa che abbiamo è che mano a mano si verrà la creazione delle razze, cioè avremo una specializzazione in varie direzioni dell'elemento cane, partendo dal protocane, quindi avremo una serie di specializzazioni, avremo animali che per esempio attraverso l'istinto di caccia del selvatico faranno conduzione su gregge, quello che viene detto dall'istinto di caccia, cioè raggruppare e separare gli animali senza finalizzarlo alla predazione, oppure attraverso l'istinto territoriale faranno guardia. Quello che succede appunto è la creazione delle razze che sono enormemente differenti tra di loro, possiamo passare da un San Bernardo a un Chihuahua e parliamo dello stesso animale, quindi questo fa vedere anche la pressione selettiva quanto è stata notevole su questo animale, e la conseguenza che abbiamo nel guardare cane e lupo in rapporto, avremo che mentre il lupo è un animale ubiquitario, cioè in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente con una forte spirito di adattamento, il cane diventa uno specialista, cioè avremo animali che sono fortemente spinti nei loro caratteri a determinati compiti, quindi assolutamente specialisti.
Questa differenza fa sì che va affermato che il cane non è il lupo, cioè noi vediamo spesso al cane come, e di fatto è una popolazione domesticata di lupo, però ha delle differenze enormi rispetto al lupo, anche sul piano fisiologico, ma soprattutto sul piano comportamentale. Il cane sicuramente non è elusivo come il lupo, il cane soprattutto mantiene una neotenia comportamentale, quindi che vuol dire che rimane eterno cucciolone. Tutto sommato l'uomo è nella stessa chiave, probabilmente una neotenia comportamentale della scimmia, per cui questo fa sì che il cane sia sicuramente adatto ad essere gregario. Il cane soprattutto si mantiene in continuo apprendimento anche in età adulta ed avanzata, cosa che il lupo non fa. Nel momento in cui diventa adulto tutto si fissa e resta così. Un'altra cosa importante in questo ambito, e questa è una frase che quando la sentimmo io e la persona che gestisce l'allevamento insieme a me, Manuela, ci colpì moltissimo. Questa ce la disse un professore di Roma 2, un noto evoluzionista a livello mondiale. Già nell'ambiente accademico c'è chi parla del lupo che ha domesticato l'uomo. Di fatto, infatti, noi vediamo molto la cosa in senso antropocentrico, vediamo la domesticazione del lupo, i caratteri spostati del lupo in determinate direzioni, potenziati o limitati, ma di fatto questa interazione è bilaterale, perché di contro l'uomo che ha domesticato il lupo, quindi ha avuto il cane, finisce per avere delle modificazioni culturali e comportamentali, etologiche ed economiche. Basti pensare, andiamo sui cani nordici, un popolo senza cani per spostarsi sui ghiacci e un popolo con i cani per spostarsi sui ghiacci. Il popolo cani per spostarsi sui ghiacci sicuramente poteva allontanarsi di più, raggiungere zone di caccia o pesca più lontane, e soprattutto portare un carico maggiore, quindi sicuramente rispetto ad altri popoli che non utilizzavano quella meccanismo era più vincente. In senso biologico si potrebbe definire addirittura fitness, che in senso biologico vuol dire successo riproduttivo, e in più la cultura proprio del popolo viene modificata anche a livello iconografico dalla presenza del cane. Quel che succede quindi nella domesticazione è il limitare alcuni caratteri, per esempio il forte odore del lupo. Noi tante volte pensiamo che il Siberian Husky, i cani nordici, odorino poco perché somiglino al lupo. No, esattamente il contrario, perché una delle prime cose che l'uomo ha fatto nella domesticazione è stato togliere il forte odore di selvatico all'animale. Lo fa involontariamente, tra virgolette, nel senso tende ad accoppiare gli animali, chiaramente, che hanno meno questa cosa. La cosa... Abbiamo visto che quindi da alcune caratteristiche vengono fuori delle specializzazioni, quali abbiamo visto sull'istinto predatorio di caccia. Cosa succede nel momento in cui parliamo di traino? Che cos'è che noi andiamo a toccare? Probabilmente la risposta potreste darla tutti, perché la cosa che si insegna al cane nel momento in cui dobbiamo portare al guinzaglio è la condotta al guinzaglio. Nel senso, qualsiasi cane nel momento in cui è trattenuto tende ad andare in traino, in trazione. Questa probabilmente da parte dell'uomo ha fatto scattare una scintilla e ha capito che poteva utilizzare il cane come forza motrice. La prima utilizzazione chiaramente come forza motrice è stata proprio la classica forza motrice, con l'uomo in testa e un paio di cani, un cane a trascinare. Tra l'altro la cosa è stata usata anche con altre razze, anche fino a poco tempo fa, per esempio il boaro del Bernese portava i bidoncini del latte con i carretti, quindi diciamo qualsiasi cane è tentato. Nel cane nordico chiaramente questo tipo di lavoro viene affinato, perfezionato, e anche perfezionato dal punto di vista, poi vedremo, tutto sommato addestrativo, se vogliamo dire così. Questa è una frase presa da, diciamo, la frase Jack London, scrittore assolutamente non di serie B, che tutto sommato fa una sorta di viaggio velocissimo dal cane al lupo al ritroso, in maniera forse un po' ingenua, molto, molto romantica e carina. E quindi arriviamo al popolo dei ciucci siberiani. Il popolo dei ciucci siberiani furono coloro che allevarono primordialmente il cane che diventerà Siberian Husky nel momento in cui passerà in Nord America. Perché un cane dà un popolo? Qui vediamo tra l'altro delle immagini, la prima sulla sinistra è un'immagine, è un disegno di un illustratore esploratore del primo quarto dell'Ottocento, le altre due sono foto scattate intorno all'inizio Novecento, in particolare quella a destra, durante delle spedizioni di Roald Amundsen. I ciucci siberiani erano un popolo seminomade della Siberia, paleo-siberiani, quindi abbastanza primitivi, degli indiani, diciamo. Siberiani vivevano di pesca soprattutto e caccia, e
erano allevatori, ma allevatori è una parola un po' grossa, di renne, nel senso soprattutto gestivano delle renne in situazioni semiselvatiche. E utilizzarono, sapevano utilizzare in maniera molto sofisticata, tutto sommato, i cani, perché Ciucci Sidrene era già il concetto del cane leader, quindi non più il cane utilizzato per forza motrice con l'uomo in testa, ma il cane che riceve i comandi e quindi guida la slitta, e usavano tantissimo queste slitte appunto per muoversi sui territori ghiacciati, per andare nei territori di pesca e caccia e tornare al villaggio. Quello che succede è che i cani venivano condivisi nel villaggio, nel senso mute e stanche venivano lasciate e prese da altri cacciatori o pescatori, e questa situazione chiaramente per esempio fa capire perché questo cane sarà poi amichevole con tutti gli uomini, cioè il Sipanaschi non vede nell'uomo un qualcuno da cui eludere, ma semplicemente a livello amichevole. Questo perché era il cane del popolo e non tanto il cane del singolo proprietario. Sono animali che mantengono una fortissima caratteristica decisionale, perché in determinate situazioni, da terre di fine del mondo, al cane era anche richiesto in determinate situazioni, quale una tempesta di neve o situazioni di ghiaccio eccetera, di prendere delle decisioni e comunque di condurre la slitta al di là dell'uomo, nel senso comunque prendere delle decisioni. Sono animali che hanno un fortissimo, alle volte incoercibile, senso di istinto di caccia, questo perché erano animali che venivano anche lasciati imbrancare liberamente per trovare praticamente il cibo, in quanto già era difficile per gli uomini approvvigionarsene, e sono animali che hanno un fortissimo istinto gregario e di branco, sono ben socializzati, hanno la loro gerarchia, perché sono animali che lavorano nell'ambito di un branco. Una cosa sulle, vabbè, questi sono dei manufatti dei ciucci, abbiamo appena dei coltelli, quello sulla destra non so se è un cane o un orso, potrebbe essere un cane, però non so perché non era sulla, in ogni caso sono dei manufatti. Queste sono le costruzioni tipiche dei ciucci, tonde, sempre immagini durante l'espedizione di Roald Amundsen nell'inizio Novecento. Qualcuna cosa sulle slitte. I ciucci utilizzavano delle slitte con pattini, che abbiamo visto che avevano anche un cane leader. E adesso vi faccio vedere per curiosità delle slitte riprese ad inizio anni 50 da un documentario della RAI vecchio, molto carino, tra l'altro pieno di ingenuità ma carinissimo, di slitte invece canadesi che hanno tutto un altro tipo di costruzione, hanno il fondo piatto, che si sono cani con le imbragature a tandem singolo, questo sarebbe una ancora da neve praticamente, e le slitte sono slitte a fondo piatto, come vedete intorno, in cui vengono imbracati i cani, ecco, slitte classicamente a fondo piatto. Qui siamo in Canada, siamo all'inizio anni 50, ma probabilmente le slitte più o meno ricalcano le slitte anche del secolo prima, comunque fatte di pelle e materiale comunque. Tipo di imbracature credo che siano state usate anche intorno all'inizio del Novecento in Alaska, questo tipo di linee. Qui arriviamo quindi al passaggio di questi cani dei ciucci, di questo laica dei ciucci, dalle terre siberiane al nuovo continente. In realtà delle prime importazioni ci furono molto probabilmente a metà 800, ma la storia recente di quello che diventerà il Siberian Husky parte all'inizio del Novecento, e la prima apparizione è a cura di un commerciante russo, William Gozak, che partecipò ad una corsa nordamericana, l'Alaska Sweepstakes, con questa muta di siberiani. Noi abbiamo messo all'inizio appunto piccoli topi siberiani. Questo avvenne perché praticamente questi cani, che erano molto piccoli rispetto ai cani che allora venivano utilizzati in Alaska, vennero immediatamente derisi come piccoli topi siberiani. Infatti i cani che erano in Alaska spesso erano dei mixed malamut, erano praticamente degli incroci con cani autoctoni e animali europei, spessissimo anche molossoidi, perché c'era l'idea che comunque il cane dovesse essere grosso e pesante. Questi cani alla loro prima apparizione furono in testa per tantissimo tempo, e all'ultimo arrivarono terzi.
Probabilmente ci sono dei dubbi perché diciamo i bookmaker gli danno 51-101. Tra l'altro probabilmente in questo giro di scommesse sia per gli italiani che sull'altro fecero fortuna chi stava in Alaska più che nella ricerca dell'oro, le persone che sfruttano questo discorso. Da questo periodo ci viene praticamente il nome di un Masher, non fosse altro, oltre che un Masher importante, non fosse altro che poi a lui si ascrive il nucleo fondatore del Siberian Husky, un evento, la Corsa del Siero, di cui avranno sentito parlare molti. In pratica nel verso del 25 a Nome, no name, tanto per far capire in che situazioni ci troviamo, a Nome scoppiò un'epidemia di difterite e fu possibile portare il siero antidifterico esclusivamente con le mute di cani. Mute di cani in cui c'erano anche i Siberian Husky, chiaramente saranno state mute di tutti i cani che in quel momento non utilizzavano in Alaska. L'unico mezzo che tra l'altro in altra situazione è tempi simili sperimentarono anche i sovietici nel 1930 in Alaska occidentale, dove per dei lavori, delle cose, non poterono usare né animali né mezzi meccanici del tempo, ma dovettero comunque ripiegare sui cani. Nel particolar caso furono l'aria della Siberia occidentale, che sono cani utilizzati soprattutto su orso come cacciatori, ma anche come traino. Anche lì l'unico mezzo di locomozione possibile fu il cane. La Corsa del Siero quindi si risolse con portare il siero a Nome attraverso queste mute di cani. Seppala è uno dei Masher che fece questa impresa, tra l'altro uno dei suoi cani, che peraltro non era il suo leader, perché il suo leader era Togo, ma Balto, fu preso a modello di una statua che sta a Central Park, che comunque è dedicata allo spirito indomito del cane da slitta, quindi comunque non a Balto, ma to cure a tutti i cani da slitta, e quindi diciamo è una sorta di pietra miliare nella storia del cane da slitta. Qui vediamo Seppala con un suo cane, qui vediamo un altro due mute di Seppala, qui tra l'altro c'è un cane abbastanza importante che è Krivanka, che è questo seduto al centro, che è un cane che sarà importante nel momento in cui si stileranno gli standard. Quello che diventerà il nucleo fondatore del Siberian Husky in realtà è il nucleo di cani che vennero preparati da Seppala per una spedizione di Roald Amundsen al Polo Nord e che fu annullata perché nel frattempo compiuta da un altro esploratore. Cani possiamo dire graziati a questo punto, perché purtroppo era così il discorso. Al tempo chiaramente una spedizione polare voleva dire il sacrificio di un gran numero di cani per arrivare al polo, tipo si partiva con un numero molto alto e si tornava pochissimi cani, perché venivano soppressi man mano che si procedeva in base alle condizioni dei cani che venivano utilizzati per far nutrire gli altri. Quindi sono cani praticamente graziati, e questi cani andranno a fondare gran parte del nucleo fondatore della razza. Un nome importante è Elizabeth Riker. Due anni dopo Seppala scende nel New England, nel Maine, per fare delle gare, incontra Elizabeth Riker. Riker acquista i cani di Seppala, Seppala partecipa all'allevamento della Riker per ancora altri 5 anni. A questi cani si aggiungono le ultime importazioni fatte da Olaf Svensson, che era, non so per quale motivo, l'unico che poteva trattare con l'Unione Sovietica, la Russia, con i villaggi Ciucci, portarono le ultime importazioni. Qui nuovamente vediamo Krivanka, che è l'ultimo cane sulla destra, che è un cane abbastanza importante, ripeto, per lo stilare, lo standard di razza come modello. Allora, questi sono, vabbè, un piccolo schema del nucleo fondatore dei Siberian Husky. Vediamo tantissimi padre e madre sconosciuti, perché sono cani che vengono direttamente dai villaggi Ciucci. Nel 1930 in America abbiamo il riconoscimento della razza, nel 1932 abbiamo il primo standard. Ora io accennerò alcune cosine allo standard molto veloci e superficiali, non entro in particolari tecnici. Vorrei dire prima di tutti che cos'è uno standard. Uno standard è il disegno di un cane ideale, ragionando sulla tipologia del cane, in cui viene raccontato il cane. È una cosa importantissima nel guardare uno standard è capire che lo standard va letto nella globalità, cioè il cane non è un modello matematico che noi separiamo a pezzi, anche se noi per limiti nostri dobbiamo creare delle categorie, altrimenti non saremmo in grado di farlo, ma l'insieme di cose che noi vediamo creano un'unità del cane. L'unità del cane è morfofunzionale, quindi la morfologia in realtà poi è finalizzata all'utilizzo che questo cane svolgeva.
utilizzo quando parliamo di lavoro, chiaramente parliamo di lavoro che il cane compiva. Il lavoro che il cane compiva era un lavoro con un carico leggero, a moderata velocità per lunghe distanze, non chiaramente con un cronometro alla mano, perché l'esigenza era un'esigenza assolutamente di sopravvivenza, non su piste ovviamente battute, ma la pista poteva essere battuta dal vento, dal ghiaccio, poteva essere passata di altre mute, poteva essere una pista che ti dovevi inventare. Quindi questo è il lavoro originale del cane, assolutamente, diciamo, e poi lo vedremo anche un pochino meglio dopo. Il momento, questo è il lavoro che faceva tra il popolo ciuccio, è il lavoro che viene a fare in Nord America. In Nord America incontra la nostra cultura, diversa dalla cultura ciuccia, incontra anche l'aspetto agonistico. Abbiamo visto infatti la prima apparizione, guarda caso, è stata in una gara. Incontra l'aspetto agonistico proprio della nostra cultura, quindi dobbiamo considerare anche questo. Però nel momento in cui lo standard disegna e parla del cane, si riferisce assolutamente al suo lavoro originale, che è un lavoro appunto, e su questo tipo di cose. Il Siberian Husky, questa è la descrizione iniziale, che è l'aspetto generale, però tutto sommato è una sorta di riassunto del Siberian Husky, e parla di un cane tutto sommato moderato in tutti i suoi aspetti, che compie appunto quel lavoro che abbiamo descritto, che chiaramente è un cane adatto a sopportare il clima nordico, quindi molto severo, deve avere muscoli solidi, chiaramente è un animale che deve lavorare, non deve avere peso superfluo, è un animale che deve tirare una slitta, la deve tirare in maniera funzionale in situazioni estreme. Una cosa che nessuno nello standard ha mai messo, né all'inizio né adesso nelle revisioni, nel carattere, è la pazzia del Siberian Husky. Questa teniamo la presente, è matto come un cavallo. Questa digressione, ritorniamo a cose serie. Questa è una cucciolotta, ce la mettiamo intorno ai 3 mesi, che è sempre gradevole vedere un cucciolo. Descrizione rapidissima, ripeto, senza entrare in tecnicismi, chiaramente la testa del Siberian Husky è molto mutuata dal selvatico, abbiamo orecchie piccole, rette, ricche di pelo, talmente sono adatte a sopportare i climi freddi, soprattutto una canna nasale lunga come nel selvatico, perché è importantissima nel clima freddo per riscaldare l'aria. Attraverso i turbinati nasali l'aria viene riscaldata prima di arrivare nei polmoni. Questo tra l'altro diventa vantaggioso anche nelle situazioni di caldo, perché comunque l'aria in questa maniera viene anche raffreddata nel momento in cui stiamo nel caldo dei nostri climi, in questo caso attraverso una sorta di radiatore naturale, una pseudo-iperventilazione, quindi turbinati nasali, in questo caso lingua. Però nelle condizioni originali serviva per mantenere, riportare l'aria a una temperatura adatta ad entrare nei polmoni. Gli occhi sono a mandorla, il tartufo è pigmentato come le labbra, il tartufo può presentare una depigmentazione centrale detta naso da neve, gli occhi lo sappiamo, ahimè, per nostra disgrazia possono essere anche azzurri, eterocromi, macchie di un colore nell'occhio, eccetera. Più spesso, tutto sommato, se vengono lasciati accoppiare in maniera di non seguire questo carattere, a cui in effetti non ce ne deve fregare niente se l'occhio è azzurro o non è azzurro, tendono più facilmente ad avere l'occhio marrone, quindi probabilmente l'azzurro è un carattere più recessivo, non so se è multifattoriale, in ogni caso non è un colore correlato al pelo come per esempio in altre razze col colore merlo del pelo. Assolutamente non è un problema l'occhio chiaro nel Siberian Husky, che ha altri problemi eventualmente negli occhi dal punto di vista statistico delle malattie ereditarie. L'occhio azzurro, per curiosità, manca di una struttura che è il tapetum lucidum, che è una struttura che sta davanti alla retina, che serve ad amplificare la luce. Se noi vediamo l'occhio del cane con una lampadina con la pupilla dilatata, riflette rosso generalmente l'occhio azzurro, mentre l'occhio marrone riflette verde perché c'è il tapetum. Qualcuna l'ha buttata lì, però sono buttate per l'appunto, perché non credo che esistano lavori in merito, che forse nel forte luce artica finiva per essere uno svantaggio, ma probabilmente sono esclusivamente buttate questo. Però in ogni caso il cane può avere gli occhi in tutte le maniere. Generalmente, se lasciato tra virgolette a se stesso, tende più ad avergli marroni che non. Questa è una giovane femmina, questo è un maschio adulto. Dico un'altra due cosette rapidissime: abbiamo un angolo braccio che non viene perpendicolare al terreno, ovviamente ma è inclinato, e un angolo abbastanza evidente sul ginocchio, i metacarpi leggermente inclinati. Importantissimo, parlando degli angoli, è un discorso sicuramente importantissimo nel cane da slitta da traino,
è, come tutto l'insieme del cane, l'armonia fra gli angoli. È preferibile avere due angoli non la perfezione ma armonici tra di loro, piuttosto che un angolo bellissimo in una delle due strutture e poi un angolo in dissonanza con l'altro, assolutamente, perché in quel caso inficia il movimento, perché chiaramente la costruzione del cane è finalizzata al movimento nel traino. Abbiamo una groppa leggermente scesa, qui per curiosità possiamo dire che la cosa che sembra irrilevante, la coda, il portamento della coda, che può essere rilasciato in questo caso dritta durante la corsa, normalmente viene portata dritta o portata a falce, un difetto è portata per esempio arrotolata e poggiata, non è tanto la coda per sé, ma perché la coda portata male spessissimo denota una problematica di groppa. La linea dorsale è un fattore importantissimo chiaramente in un cane da traino, perché chiaramente attraverso la linea dorsale viene portato tutta la forza di spinta del posteriore verso l'anteriore, dove viene messa un imbrago, quindi deve essere ben forte e solida. I muscoli chiaramente devono essere ben solidi, il peso ovviamente non superfluo. Io non ho mai visto un maratoneta grasso, per cui un cane grasso sicuramente è penalizzato da un punto di vista lavorativo. Nella corsa chiaramente l'ideale è che il cane mantenga una posizione più possibile parallela alla terra, quindi non ci siano componenti verso l'alto, che chiaramente portano la spinta a perdere energia verso l'alto. Il terreno deve essere ben coperto, la spinta deve essere effettiva, nel senso che la spinta deve spingere, non saltellare su un terreno che gli brucia tutti i piedi. In ogni caso, tutto quello che abbiamo detto viene finalizzato al movimento del cane, quindi la costruzione del Siberian Husky è finalizzata soprattutto al suo movimento, un movimento che deve essere ovviamente finalizzato, infatti è diverso per esempio dal movimento di un trottatore come il pastore tedesco, è finalizzato ad uno traino su una slitta nelle caratteristiche che abbiamo visto prima, di 3/4, e questa è la sua situazione tutto sommato ideale sul neve ed imbragatura. Allora, il lavoro è l'evoluzione di un rapporto. Abbiamo visto quindi cane e uomo, possiamo considerare due ragazzini che hanno svolto parallelamente la loro evoluzione. Il lupo diventa cane, come giocatore diventa cane, l'uomo come giocatore evolve insieme al cane e fa evolvere il cane. Come evolve a questo punto il rapporto con noi? Abbiamo visto che il cane è un cane utilizzato per lavoro, questo lavoro non esiste ovviamente più. Il cane attualmente viene utilizzato chiaramente soprattutto nell'aspetto o ludico o affettivo. Qui vorrei farvi vedere una cosa, questa è bene farla vedere, la gioia che hanno i cani nel momento in cui vengono attaccati ad una linea di traino. Qui probabilmente tutti lo sapete, ma c'è chi anche dice che i cani vengano costretti nel momento in cui vengono fatti trainare, e da questa sia una risposta più che lampante al fatto che il Siberian Husky, ma il cane nordico in generale, esiste perché tira una slitta. Se non avesse tirato una slitta non sarebbe esistito il Siberian Husky, quindi se il Siberian Husky esiste, a gioia anche nel tirare la slitta. Questa è una femmina che farà la matta adesso, perché non vede l'ora di partire praticamente. Sono assolutamente impazienti della partenza. Ci è capitato che ci ha detto che strillano perché non vogliono andare. Ognuno legge le cose, ognuno legge le cose come meglio me. Comunque è capitato. Vieni strillato. Sì, sì. Il cane esiste, quel cane esiste per quello, come, per cui sarebbe innaturale il contrario. Quindi diciamo, nel nostro tempo le cose evolvono in maniera diversa. Evolvono, possono evolvere su un campo da sletto, piste fresate e cronometri, possono evolvere in uscite e su uscite escursionistiche anche su neve non battuta, andandosi a cercare la pista. Questa è una muta in fase di partenza, una mia muta in fase di partenza. I cani normalmente esplodono il loro galoppo in fase di partenza su piste non battute in escursione, per quella che è la mia esperienza. Generalmente poi mantengono un passo che va dal mezzo galoppo, un galoppetto leggero in, diciamo, in risparmio di energie.
ad un trotto, alle volte galoppo se beccherò la discesa netta, però diciamo soprattutto preferenzialmente ad un mezzo galoppo e trotto in determinate circostanze, tipo una salita, un falso piano in salita. Una cosa che ho dimenticato di dire, mutuata dal selvatico, è importantissima anche fini quando si legge il cane tutto sommato in chiave sportiva, è che il Siberian Husky è un grossissimo risparmiatore di energia. Un selvatico nel momento in cui preda, nel momento in cui fa un'attività a livello di sopravvivenza, mantiene sempre un quid di riserva di energie e non spara tutto, perché chiaramente può succedere di tutto, per cui anche addirittura in una predazione, se la predazione non ha esito positivo entro un certo periodo, il lupo smette di predare, si blocca. Il Siberian Husky mantiene assolutamente questa caratteristica. Io non credo che un vero Siberian Husky si riesce a far sparare tutto fino alla linea di arrivo in una gara, anche in una gara spinta, quello che vogliamo, perché il vero Siberian Husky sicuramente arriverà che avrà ancora delle capacità di poter sfruttare, perché è una situazione in cui lui poteva scatenarsi una bufera di neve, una situazione strana in cui ti serve comunque quel quid in più, e questo è assolutamente mutuato dal selvatico ed è una cosa che il cane mantiene ancora tuttora ed è tuttora forte. Queste sono altre foto di muta di nostre uscite, questa vabbè sono uscite che facciamo ultimamente dato che l'età avanza, con una battuta superficiale di motoslitta. Normalmente qualche anno fa uscivo soprattutto con tobogan, andandomi a cercare la pista dove tirava il vento, dove stavano gli sciatori, eccetera. In merito a ciò, vabbè, altra cosa, da noi purtroppo la neve c'è per pochi periodi all'anno, un modo per far allenare i cani è il carrello. Il carrello quindi è una sorta di slitta su ruote, ovviamente va fatto assolutamente a temperature adeguate, quindi diciamo dai 15 gradi in giù, e assolutamente su fondi adeguati, erba, sterrato, perché se corriamo su asfalto o cemento possiamo danneggiare seriamente col pastrelli i cuscinetti plantari dei cani e anche avere problemi atiche e tendine. Qui credo ci sia sì, il filmato, questo è un piccolo trailer di una cosa che abbiamo fatto parecchi anni fa con una nostra stazione Cani Adventura, che c'era pure Andrea, di una traversata di 4 giorni sui Simbruini, che è tra Lazio e Abruzzo, e con pernotti in quota, pernotti presso bivacchi. E qui proprio di là dell'inizio, dove era battuta perché erano passate dei mezzi motorizzati, il resto è stato fatto tutto su pista che ci siamo cercati. C'era una dottoressa veterinaria che ci ha seguito con gli sci, mi sto portando un attimo in tandem sulla slitta, e che poi la situazione era una situazione con le slitte veramente cariche di tutto il materiale per i cani. Abbiamo fatto una sola volta, questa un po' lunga, è stata una bellissima avventura per il filmato. Questo dormivamo per bivacchi e i cani, devo dire, sicuramente sono comportati non solo molto bene, ma sicuramente a loro agio, nonostante la fatica, perché è stata veramente una cosa abbastanza faticosa, si vede dal manto nevoso che è particolarmente morbido e alto. Ringraziamenti a loro, lasciamo, si erano i sopravvissuti. E questa è la parte che tutto sommato mi interessa maggiormente, tocco alla fine, e con il nostro cane. Adesso, fino adesso abbiamo visto sempre e comunque mute, abbiamo parlato di dei ciucci, abbiamo visto la storia americana, abbiamo visto l'utilizzo adesso con mute e gare, comunque parecchi cani. In realtà anche col nostro cane di casa, anche un singolo cane, possiamo fare moltissime attività, anzi io direi una cosa, che nel momento in cui scegliamo di farci compagni di un cane nordico, abbiamo l'obbligo di fargli fare qualcosa che somigli a quello che faceva, altrimenti non ha senso, altrimenti dovremmo scegliere un altro cane più adatto magari al nostro carattere, perché infatti non si sceglie un cane
La prima cosa, che tra l'altro è quella che si è fatta un pochino stamattina, è il dog trekking in escursione, il dog trekking escursionistico, che è la cosa più semplice col cane. Il cane tutto sommato può essere anche poco addestrato, è un modo magari per addestrarlo, insegnargli a tenere il sentiero, insegnargli magari anche i comandi di svolta e di arresto e partenza. Partenza non serve in realtà, perché il cane basta che fa un rumore e parte. Chiaramente le attrezzature sono più o meno quelle che abbiamo visto, un'imbragatura da sled con un cordino, che poi possono essere con quelle sagolette viste oggi, sono un cordino da montagna, una cintura da dog trekking, può usarsi anche una cintura da roccia, la cintura da dog trekking probabilmente è più pratica. Questa è un'attività alla portata di tutti, perché si può fare semplicemente come scampagnata in campagna, si può fare anche impegnativa in montagna, chiaramente utilizzando dei percorsi adatti al cane. Sicuramente il cane non arrampica, anche se conosco delle persone che l'hanno portato su vie anche abbastanza impegnative. Dog trekking chiaramente è un'attività assolutamente piacevole, questo nel particolare un dog trekking fatto un bel po' di anni fa sul lago Rai, sulla Val di Fiemme, che abbiamo fatto anche qui dei tre notti di pernotto in tendina. Dopodiché l'altro passaggio possibile è la bicicletta o il dog scooter, che io forse lo dico male, ci capo pure, il dog scooter o la bicicletta, che si può fare con uno o due cani, chiaramente è più impegnativa e richiede comunque un cane che a quel punto sappia tenere bene il percorso e che non vi deve svicolare all'improvviso lateralmente. E può frenare di botto, che è la cosa peggiore che svicolare, perché la bicicletta frena molto più lentamente del cane, e quindi salti sopra. Una ventitura d'anni fa a Roma ero famoso per i voli sopra i cani al parco degli acquedotti, vabbè. Quindi questo è il passaggio successivo. Qui il cane, ovviamente, ripeto, deve essere abbastanza addestrato, soprattutto a tenere il terreno, pardon, il percorso, se conosce anche gli ordini di svolta tanto meglio. Questo tipo di attività si può fare tranquillamente tranquillamente anche nel parco cittadino, nel giro lago, quello che è. Esistono anche delle discipline sportive, quindi per chi è amante dell'agonismo può tranquillamente anche intraprendere discipline di tipo agonistico. Per quel che riguarda il dog trekking, non abbiamo detto il dog trekking di corsa, che in realtà è un'altra attività che possiamo fare anche lì nel parco cittadino, associando praticamente il footing alla corsa col cane, al trekking. Anche di quello esistono delle attività di tipo sportivo, quindi agonistico. D'inverno possiamo fare altre due cose, se siamo capaci e bravi a stare sugli sci di fondo possiamo fare lo ski jogging, esiste anche lì la veste agonistica, ma possiamo anche fare lo escursionistico, quindi lo sci di fondo su percorsi da sci di fondo col cane legato avanti, con la stessa tecnica più o meno del dog trekking, quindi cinturone, cordino e imbragatura per il cane. Possiamo fare anche un'uscita in trekking invernale con le ciaspole, semplicemente con le ciaspole e il cane davanti in guida, quindi praticamente la stessa cosa che facciamo nel trekking estivo, ma lo facciamo invernale con le ciaspole, quello pure è abbastanza alla portata di tutti. È importantissimo, ripeto, che chi ha un cane nordico prenda in considerazione queste cose. Con questo io ho finito e vi lascio, come abbiamo fatto all'inizio della presentazione, un saluto da parte loro sulla neve. Qui ci troviamo a Campaigli, dove normalmente noi facciamo campo base, Campaigli e nei Monti Simbruini, una cinquantina di chilometri da Roma. Altipiano abbastanza mosso, è stata messa la camera sul cane libero, c'era qua sopra. A rischio di perdere, ha preso delle posizioni stranissime.
ciò ho terminato. Ha salutato.